Partiamo da un presupposto che in greco cambiamento vuol dire crisi, no? Quindi crisi oppure cambiamento traumatico. E noi abbiamo cercato di cogliere questo cambiamento che la società ci imponeva, quindi mancanza di lavoro, vita liquida, prospettive sempre meno certe. E in un contesto così politico-sociale disastroso abbiamo incominciato a pensare all'idea di fare qualcosa da sole, senza stare sempre a lamentarsi su quello che possono essere i problemi di tutti i giorni. Quindi diciamo che il cambiamento è nato da delle interminabili conversazioni su Skype notturne tra noi due, dove pensavamo a quello che si poteva fare per migliorare un po' la nostra situazione. E quindi noi abbiamo capito che in realtà il cambiamento era un'opportunità e non una cosa Il negativa. cambiamento dovrebbe fare parte, dovrebbe essere un'abitudine, ecco, ce lo dovrebbero quasi insegnare a scuola, nel senso che cambiare significa semplicemente essere attenti ai segnali che cogliamo, nello scorrere del tempo, dalla società, cambiamenti di ogni tipo, culturali, politici, musicali, eccetera. E semplicemente parlare ogni volta con un linguaggio e anche l'università, cosa servirebbe un ricercatore di letteratura italiana di Dante? Dante è sempre lo stesso, però servono persone in grado di reinterpretare ogni volta i tempi in cui ci troviamo e quindi di conseguenza farsi venire nuove idee ogni volta. Da un'idea che è stata mia, insomma, da un pezzo di plastica ne è nata un'altra cosa che una borsa, e quindi per me il cambiamento è stato positivo perché sennò oggi non sarei qui a parlare di questa cosa. Sono delle borse che si chiamano le boccioline. Il nome devo ringraziare lei perché ovviamente io sono più manuale, lei ha più idee di me perché è una creativa. E un giorno giocavo con questa cosa che è il pluriball, cioè questo ci schioppa. E ci giocavo, mi annoiavo qui, insomma, tra i miei mille pensieri, e ho capito che in realtà da questa plastica che in realtà serve per imballare i mobili si poteva fare qualcosa di magico. Quindi, sai, io sono una ragazza, come tutte le ragazze, cioè, pensi un po' agli accessori, alle cose varie, e da lì ho fatto prima, insomma, ho messo insieme questi pezzi cucendoli con la graffettatrice, dopodiché ho capito che ne poteva nascere una borsa. Ma è stato difficilissimo perché poi far capire la mia idea a uno che le produce oppure metterle in pratica non è proprio la stessa cosa. Sono delle borse in materiale riciclabile al 100%, quindi il rifiuto non va in discarica, ma si può essere, cioè una volta che ti stufi o ti si rompe, la puoi reimpiegare in altri usi. E diciamo che c'è in mezzo anche una tematica sociale perché in realtà la produzione di questa è affidata alla T41B, che è una cooperativa di disabili di Pesaro. Quindi insomma ci piaceva l'idea di coniugare impegno ecologico e tematiche sociali per fare qualcosa di utile a un prezzo politico, insomma. Dal sociale ai social, quanto è importante il web marketing in questo momento per le aziende? Ah, è fondamentale perché sono cambiati, proprio cambiato il modo di comunicare. Adesso io sono illustratrice, mi ricordo quando ero ragazzina, andavo su a Milano col mio portfolio e prendevo appuntamento con le case editrici per far vedere i disegni. Adesso è molto più semplice perché sappiamo tutti che con un click si può comunicare con tutto il mondo. Quindi è proprio la base, è come per dire, come non conoscere l'inglese. Appunto, grazie al web è possibile incontrare coetanei che sono incredibilmente bravi. Il problema è che ognuno lo fa unicamente per passione, e da qui poi anche il discorso della passione e dell'amore, quello che ci ha portato anche a unirlo anche al discorso dei ragazzini disabili, eccetera, però è un altro discorso. Dei giovani d'oggi vedo che stanno nascendo tante associazioni, no, non è la parola giusta, gruppi spontanei che si uniscono con il semplice gusto di voler creare cose nuove. E diciamo che negli ultimi periodi c'era molta tristezza, cioè nel senso che la situazione era talmente priva di via di uscita che veramente l'unica via di fuga era l'estero. Però c'è oggi un'altra forma di evasione che è appunto il web, quindi io, nonostante magari non ho le possibilità di viaggiare, rimango fissa qui, però cioè, mi unisco in rete con persone di tutto il mondo che più o meno hanno gli stessi miei problemi, quindi ci si rende conto che in realtà siamo una comunità grandissima e quindi mettendosi insieme
e facendo circolare queste idee, questa energia positiva, secondo me poi da qualche parte si arriverà. Fate quello che vi piace prima di tutto. Io ho fatto quello che mi piace, sono piena, no, scherzo, però almeno, almeno sai, almeno ti sei divertito, almeno hai imparato quello che vuoi, la vita è corta, quindi fate tutto quello che vi piace fare, tanto i tempi cambiano, la crisi ci ha insegnato che Wall Street può cadere da un momento all'altro, adesso vabbè, si fa per dire, però io sono convinta di questo. Quindi fate quello che vi piace e poi niente, mettetevi sempre la passione e l'amore nelle cose che fate. Però la chiave deve essere divertimento, cioè fate veramente le cose che vi fanno divertire. Noi per fare le bozzoli ci siamo divertiti da matti, perché ogni volta ricevamo una cazzata enorme oppure che ne so, delle cose anche che non si potranno mai realizzare. Però comunque, poi dopo da questa energia creativa, bella, poi le cose veramente accadono. Cioè quando le energie si incontrano le cose accadono, quindi non importa che la vostra passione sia produrre del vino, fare i cioccolatini o le torte, cioè veramente fate, credeteci e non pensate mai che le cose possano andare male. C'è posto per tutti, il mondo è talmente grande che veramente c'è il posto per tutti, quindi crederci sempre. We'll be right back.